Bitcoin esplode al rialzo, ma che cosa sta succedendo? Bitcoin nei mercati delle cripto in pieno rally nella giornata di oggi, inizio settimana scoppiettante, soprattutto per il re delle criptovalute che si spara un lunedì con un più 4,95% ai prezzi attuali, ma soprattutto si porta al livello di resistenza più importante di tutti, quello più importante della settimana, ma non solo della settimana, perché quello che enfatizza in maniera definitiva l'inizio di un nuovo ciclo annuale di Bitcoin, se avverrà, ed è proprio nella giornata di oggi che si è andato a posizionare su quel livello. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lancio della moneta, e ci dice che ancora una volta si scende per questa settimana. Ma che dici, moneta? Ma che dici? Vabbè. Allora ragazzi, grazie a tutti quelli che erano di Investing Roma nella settimana scorsa, ci siamo divertiti tantissimo e soprattutto in tanti avete partecipato anche al mio speech, che è stato fenomenale, pesantuccio devo dire, bello tosto tosto, però ragazzi 40 minuti di domande, mazza ragazzi, mi avete ucciso. Vabbè, allora grazie a tutti quelli che erano lì e soprattutto ci siamo divertiti, è stata un'esperienza bellissima come sempre. Bitcoin sta facendo numeri da gigante, si riporta a livelli importantissimi che lanciano dei cambiamenti radicali in termini di analisi tecnica, in termini di analisi ciclica, e sta arrivando il momento. Up October spinge, e come se lo fa? Vediamo che cosa sta per succedere, ma prima di andare avanti ragazzi vi ricordo che proprio nella giornata di oggi si va a concludere l'offerta per la riapertura dell'Academy, siete entrati veramente in tanti e soprattutto tutti stanno ragionando già in termini di community, che era quello che mi interessava. La community di Trading On vi aspetta per quanto riguarda l'Academy con una serie di servizi nuovi, ma anche e soprattutto un'opportunità ragazzi, quella che secondo me è la più importante di questo periodo, cioè stare insieme, risolvere quello che è un bias importante, ragionare per gestire questi rialzi, queste fasi rialziste in maniera corretta, in maniera strutturata, e soprattutto provare ad agire per salire sul carro prima che il tempo sia andato per l'ennesima volta, terza volta sarebbe da quando io esisto in pratica su YouTube, nelle bull run di Bitcoin. Ne abbiamo viste tante, tutte in un'unica direzione, tutte nello stesso modo, tutte uguali, tutte le bull run dove il gruppo ha fatto la differenza e ha creato veramente notevoli differenze per chi partecipava, e ogni volta è sempre la stessa storia perché qualcuno in mente dice no, ma questa volta è diverso. E questa volta è diverso un tubo, magari questa volta lo sarà davvero, però finora non è stato mai così ragazzi, quindi mi raccomando, la partecipazione al gruppo è fondamentale per risolvere tutti quelli che sono i bias di natura emotiva. C'è questa opportunità, chiude oggi 6 ore per salire sul carro. Se siete formati, se volete stare in una community, seguire delle strategie di trading, vedere tutto quello che faccio io, i miei sistemi, quelli che sono i miei portafogli, il nuovo portafoglio Alt Season che sta per essere creato in un progetto separato che non riguarda esclusivamente l'Academy, a cui avete accesso se siete anche in Academy, e tutto quello che riguarda i nostri portafogli Alt Season e quelli che sono già stati creati, anche il mio personale che sto seguendo da novembre 2023 con un piano d'accumulo che è al 58% di investimento, quelli che sono le operazioni di trading, i nostri bot e tutto il resto, si trova tutto in Academy, vi apre un mondo dove dovete essere preparati per accedere, se non lo siete, preparatevi e fate richiesta ragazzi, non vi fate scappare questa opportunità, perché poi andiamo in una fase nuova del mercato, adesso lo vediamo proprio nel video di oggi che significa questa fase nuova, perché c'è una fase nuova, e quando partono le cose non arrivate tardi, perché se arrivate tardi per l'ennesima volta poi succede sempre la stessa solfa. Io apro l'Academy sempre in alcuni momenti specifici che sono i più importanti per tutti quelli che devono partecipare, e soprattutto quando noi scendiamo ad un livello soglia tale per cui riusciamo a dare assistenza, riusciamo a seguire quelli che sono gli utenti, poi sopra quel livello ragazzi diventa dispersivo, diventa difficile, quindi non riusciamo ad accettare nuovi utenti. Iscrivetevi in Academy ragazzi, vi lascio il link in descrizione. Passiamo a quello che è la questione legata al grafico attuale
di Bitcoin, guardate che impennata. Tra le altre cose, nelle ultime ore anche tutti quelli che sono i sentiment, per esempio, che riguardano Twitter e quant'altro, sono estremamente positivi, moltissimi. Infatti i tweet positivi di impennata, di rialzo per quanto riguarda il mercato delle cripto. Vi faccio vedere anche quello che sono gli ETF che stanno spingendo ancora una volta, e probabilmente è una giornata di insomma dell'11, quindi del venerdì probabilmente assisteremo ad un'altra impennata di acquisti nella giornata di oggi, quando i dati verranno pubblicati, perché di solito è così. È comunque un rialzo del genere, sicuramente c'è lo zampino degli ETF di Bitcoin. Adesso andiamo a fare analisi tecnica, analisi ciclica. Prima di tutto andiamo a vedere anche la questione legata ai dati della settimana. Si attendono i dati sul tasso di inflazione dell'Europa nella giornata di giovedì 17, poi una sfilza di dati macroeconomici per quanto riguarda la questione recessiva per gli Stati Uniti, che non sembrano però, da quelli che sono i dati previsti, andare a impattare in alcun modo sui mercati. In sostanza tutto spostato a quello che sarà il dato di natura emotiva per quanto riguarda Bitcoin, e quindi l'atteggiamento di price action, perché Bitcoin si è fermato su questo livello di pricing e lo ha raggiunto per la prima volta, ha raggiunto dopo 6 mesi di trading range un livello che fa la differenza, cioè il massimo della precedente fase del swing positivo, che è il massimo del 27 di settembre. Ma non è solo quello dello swing di price action, no, di analisi tecnica, ma è anche il massimo del mensile ciclico di Bitcoin, che se verrà rotto indicherà in maniera definitiva che sul minimo di settembre o di agosto, se vi piace ragionare in termini delle shadow, è iniziato il nuovo ciclo annuale di Bitcoin. E questo ha un impatto enorme, enorme, perché il nuovo ciclo annuale è l'unico possibile ed è l'unico in grado di poter fare nuovi massimi. Ve lo sto dicendo da più di 2 mesi, lo stiamo aspettando da più di 2 mesi, è questo il momento, ragazzi, perché sta arrivando questa cosa. Allora, parliamo prima di quello che riguarda l'analisi tecnica e andiamo a comprendere quelli che sono i dati in questo Bitcoin Monday. Intanto il livello per eccellenza, area di congestione, area di resistenza top per quanto riguarda Bitcoin è questa qui, cioè questa zona dove si è andata a posizionare questa candela, che sta tra i $66,800 e i $65,800. Se rotto questo livello di resistenza, soprattutto superando il massimo di $66,500 prezzi Bitstamp, ma io direi saliamo sopra i 67, in close della candela daily almeno, indica un cambio per quanto riguarda il dato del mensile ciclico, ma poi soprattutto dà un ulteriore slancio. C'è da dire che a livello di analisi tecnica, rispetto a quello che è il dato ciclico, ci sono più difficoltà. Però io vi faccio vedere, ragazzi, no? Per gli amanti di un'analisi tecnica non funziona, che si riempie la bocca di stronzate, scusate il termine, me lo bannano, non me lo so, senza sapere neanche cosa stanno dicendo, perché non hanno mai studiato, non hanno mai applicato le cose in maniera corretta, non sanno differenziare un'analisi aleatoria da una precisa, che ovviamente non si può fare in un mercato finanziario, non sanno niente, aprono bocca, dicono fesserie e tra le altre cose spostano anche l'attenzione magari di chi vuole imparare qualcosa, andando a portarlo anche in errore. Guardate che cosa è stato questo breakout della trend line discendente con il livello poi di pullback successivo, prima di lanciare un nuovo movimento. Ovviamente pullback 1, pullback 2 con una lingua di buyer a chiudere un mensile ciclico, una cosa che è nei manuali alfabeto proprio ABC, teoria ABC dell'analisi ciclica, esattamente coincidente con quell'analisi, e poi il rimbalzo di questo nuovo mensile che è iniziato ovviamente sul minimo del 10 di ottobre, minimo sia in
Close che è in shadow, quindi entrambi i casi coincidono in questo caso. L'ABC dell'analisi tecnica. Andiamo a vedere il successivo livello di resistenza dopo quello attuale, che ovviamente dovrebbe tenere un pochino quest'area. Abbiamo poi successivamente subito i $68,300, area 68,003 e poi 71,005. In sostanza, questa zona è tutta molto rigida a livello di analisi tecnica. Infatti, l'analisi tecnica è peggiorativa rispetto alle cicliche in questa fase. Poi questa zona, che è ampia, però neanche tantissimo, lancerebbe l'arrivo in ai livelli nuovi di 71,005, per poi andare a tentare il breakout dei massimi storici. Attenzione, perché questo livello di resistenza, $71,500 area sempre, non badate al dollaro, area 71,005, è il livello più importante, e più importante questo dei massimi storici, perché i massimi storici sono stati toccati una volta sola, come spiego nei miei corsi, hanno un impatto e una valenza questo livello di resistenza di basso livello, perché è stato speso poco volume e poco tempo intorno a quella zona, perciò non ha non è un livello di resistenza importante. Il livello di resistenza importante invece è quest'area qui presente attuale, e poi la zona che va in pratica a sbattere intorno ai 71,005. Bitcoin ha tutte le possibilità di rompere quell'area lì, ma vi dico anche un'altra cosa: dovrà farlo in tempi record, veloce, perché se vogliamo reagire in maniera importante e soprattutto farlo nei tempi del quarto trimestre del 2024, quindi andando a configurare quella che è una ripetitività storica che già sta facendo da tanto tempo, dovrà farlo in tempi brevi. Passiamo infatti a quello che sono l'analisi dei cicli dei mercati, per andare a ragionare su una cosa. Il ciclo mensile è stato chiuso con uno scenario un po' modificato, no? Scenario 1 modificato, lo scenario 2 viene abbandonato, era quello che allungava in pratica il tempo ciclico con un ribasso ulteriore, ha fatto una via di mezzo, lo fa anche molto spesso, ragazzi, perché ovviamente anticipano i movimenti, altrimenti siamo nel bancomat, bam bam, lo cancelliamo. Questo è lo scenario con il mensile chiuso, che ha chiuso il 10 di ottobre, 34 giorni, ancora una volta è molto standard, i precedenti erano 31-32, niente di che. Vi sto dicendo già da 6 mesi che bisogna ragionare sul lato ciclico mensile in questa fase, perché non c'erano opportunità di farlo sui trimestrali o roba del genere. Però l'arrivo di Bitcoin su questo livello di massimo, anche se ancora non l'ha rotto, identifica sostanzialmente l'inizio di un nuovo ciclo trimestrale, probabilmente iniziato il 6 di settembre. A me piace di più questa zona rispetto a questa. È vero, ci sono delle shadow che sono state fatte il 5 di agosto, quindi teoricamente dovremmo dire che il ciclo annuale di Bitcoin, eventuale anche trimestrale, è iniziato il 5 di agosto. A me però non piace questa doppio minimo, e quindi sono ancora dell'idea che forse è meglio considerare settembre. Mi piace di più settembre come zona iniziale, anche se Bitcoin è stato sporco purtroppo e non ci lascia scampo. Questo significa che ci porteremo questo errore ciclico fino alla fine di questo ciclo annuale, e ciao, non c'è altra soluzione. Però prima di fare campanelli, prima di suonare le trombe e tutto il resto, dobbiamo andare a ragionare su una cosa. Questo livello di massimo ancora non è stato battuto, $66,500 prezzi Bitstamp contro i 66,264 attuali. Ragazzi, quindi ancora ci sono $500 che distanziano la possibilità di avere un nuovo l'indicazione di avere un nuovo annuale in maniera definitiva, anche se ovviamente, insomma, no, parliamo di una probabilità molto bassa che questo non sia
avvenuto. Senza ombra di dubbio, qui è iniziato un nuovo mensile dal 10 di ottobre e questo mensile dovrebbe avere circa un 30, anche lui 40 giorni, andando a strutturare una specie di ciclo trimestrale, che a questo punto il trimestrale potrebbe essere fatto da agosto, se vi piace il minimo di agosto, e fare 1, 2 e 3, ecco perché abbiamo bisogno di fare dei break veloci. Oppure, se è iniziato qui, siamo ancora nel secondo movimento del trimestrale e quindi questo significa che abbiamo più pump, abbiamo più spinta poi nei mensili successivi. In ogni caso non cambia quella che è la direzionalità del mercato, una rottura di questo massimo sancisce un nuovo mensile che ha le potenzialità di fare anche nuovi massimi, ovviamente deve arrivarci in tempi veloci. Andiamo a capire a livello di breve periodo invece dove siamo in questa fase. Siamo all'inizio di questo mensile, 4-5 giorni, la metà o la primo settimanale ipotizziamo a 9 giorni circa, ha ancora tantissimo tempo di esplodere. In sostanza possiamo tranquillamente fare una roba del genere prima di chiudere il settimanale. E quindi tutte le carte in regola per quanto riguarda Bitcoin di continuare anche questa struttura rialzista. Quindi, ok, una fase di riflessione che magari deriva dall'arrivo in una zona di resistenza che è importante, ma poi la vera zona di resistenza, vi ripeto, è questa verde che trovate qui, con una zona mediana che riguarda i 68.300 dollari, ma che in sostanza potrebbe avere poco impatto, cioè io vedo magari un altro candelone che magari può spingere in questo mensile Bitcoin in questa zona. Prima di fare cosa? Magari la chiusura di uno swing di metà mensile che dovrebbe essere intorno ai 15-16 giorni, quindi verso la fine del mese di ottobre. Nel prossimo video poi, nei prossimi video poi parleremo anche dell'orizzonte un po' mensile di Bitcoin per vedere dove siamo arrivati a livello della candela di ottobre, che è una candela che in più di qualcuno di voi mi ha chiesto infatti cosa ne pensavo di questa candela mensile di ottobre, poteva essere un ottobre o meno. Ne abbiamo parlato anche in una live che abbiamo fatto dai ragazzi di Hard Rock Crypto, io ho specificato tutte queste cose che alla chiusura di questo ciclo mensile di Bitcoin avremmo visto di che pasta era fatto questo ottobre, dovevamo aspettare metà ottobre, siamo arrivati al 14, quindi un po' di anticipo, 1-2 giorni di anticipo. Allora, per quanto riguarda questa fase a livello ciclico, siamo in pieno sviluppo del nuovo ciclo mensile, poi bisognerà tentare appunto una operatività differente se non siete ancora entrati, ragazzi. Alcuni dei miei sistemi sono entrati, altri no, purtroppo quello più importante dovrebbe entrare a momenti, vediamo come andrà. Sinceramente, visto anche l'operato di questo sistema negli ultimi giorni, mi viene da pensare che questo ingresso sia quello corretto, ragazzi. Vedremo poi nelle prossime settimane se sarà effettivamente così. Però, visto quello che è successo negli ultimi 6 mesi a quel sistema, che è un sistema algoritmico, quindi io analizzo quelle che sono delle statistiche del sistema, mi viene da dire che la possibilità che questa operazione sia ghiotta sono un po' alte. Ecco, questo è quello che volevo dirvi per una serie di questioni. Per chi è già dentro non deve fare nulla, attendere semplicemente. Se siete dentro, siete entrati in un prezzo medio che sta all'interno di questa zona e questa zona, cioè qui intorno ai 61-62.000 dollari, tenetevelo stretto perché al momento è il prezzo migliore. Se siete entrati in questa zona qui, 60-62.000 dollari, è il prezzo giusto per cavalcare l'intera struttura dell'annuale. In quel caso non dovrete fare niente o seguire ovviamente le vostre strategie per i prossimi mesi. Mi raccomando, in ogni caso, chi non è entrato dentro non si faccia prendere dalla FOMO. È importantissimo strutturare delle strategie che sono adeguate, che contemplano lo stop loss e vi facciano capire quello che sta succedendo. È importante anche sviluppare delle strategie adeguate in un momento del genere su quelle che sono le altcoin, ragazzi. E proprio per questo è importantissimo in questa fase partecipare a un gruppo, a una community dove condividere quello che state facendo. Vi rinnovo quindi l'invito a registrarvi entro le ultime 6 ore che restano in Academy, ragazzi. Vi aspettiamo, ovviamente più siete meglio è, a parte diciamo una questione di business, questo
questo è ovvio, ma anche per una questione tecnica, cioè più siamo meglio è, ecco, sarebbe giusto dire così, perché si riduce il nostro bias emotivo e fa sì che noi si possa cavalcare tutti insieme questa eventuale season anche, perché poi è quella che ci garba, l'inizio di un annuale di Bitcoin che porterebbe alla possibilità di una rottura dei massimi storici di Bitcoin, lancerebbe secondo me anche la possibilità di una season in maniera un po' più incisiva. È quella che interessa tutti quanti, me compreso, anche perché lì abbiamo il portafoglio. Quindi non vi fate scappare questo momento, è anche il modo migliore per non cadere nella FOMO, eccetera. E in ogni caso, non vi perdete il video del prossimo mercoledì, perché parleremo delle possibilità che hanno appunto le cripto di poter entrare in una nuova fase, quindi di nuovo focus sulle criptovalute e non solo su Bitcoin. Siamo nella alba di una nuova fase rialzista che ci lancerà verso la fine dell'anno in una mini alt season ulteriore. Ne parliamo mercoledì, non perdetevi il video, lasciatemi mi piace per questo video. Tra l'altro, più mi piace ci sono, più Bitcoin pompa, facciamo così, quindi ve lo sto chiamando proprio alla grande. Ovviamente commenti su questa fase anche a livello ciclico se il video. Ciao a tutti, ci rivediamo mercoledì.